5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Ciao da Gianluigi, Radio Vacanze. Giornata stupenda e soprattutto un incontro da favola. Sono qui con la mia collega dell'ente del turismo greco. Ciao, benvenuta a Radio Vacanze. Ciao a tutti. Io sono Kiki Boulasidou, la direttrice dell'ente ellenico per il turismo, e vi saluto. Ed ecco, come sempre, i professionisti del turismo qui alla nostra radio. Ormai da tanti anni continuiamo il nostro percorso radiofonico e anche di conoscenza di persone che fanno questo come mestiere. Allora, la Grecia, grande paese, soprattutto grande amico dell'Italia, questo è bisogna dirlo, no? Sì, sì, amata da tutti gli italiani, posso dirlo? Come no? Ecco, non è che solo una faccia, una razza, no, questo non lo diciamo, però sicuramente la Grecia è un paese che gli italiani amano tantissimo, perché si sentono a casa. Questa è la differenza con gli altri paesi. Gli italiani che vengono, che visitano la Grecia, che vengono in Grecia, si sentono a casa, e questa è una cosa molto importante, perché si sentono sicuri, mangiano quello che vogliono, si divertono e si sentono a casa. La cosa più importante, abbiamo centrato il fatto di essere comunque, no, in un paese accogliente nei confronti di sicuramente questa... perché l'ospitalità greca è unica al mondo, e anche i dolci anche i dolci bisogna anche qui. Allora, io so che devi tornare a Milano perché vai di corsa, sì, a sì. Ci risenteremo sicuramente, perché questa è solo la prima di tante appunto piacere. E dobbiamo dire tantissime cose, tantissime novità sulla Grecia. Va benissimo, stay tuned, come si dice anche in inglese. Siamo qui appunto a disposizione. Bene, grazie amici di Radio Vacanze, alla prossima intervista qui con l'ente del turismo greco. Ciao a tutti.